perché cambiare è così difficile? Perché quando una persona inizia la terapia non è detto che vada tutto liscio? Jay Prochaska e Carlo Di Clemente hanno dato una spiegazione storica. Studiando questa domanda per più di 30 anni, Prochaska l'ha applicata ai comportamenti della salute, relativi alla salute, e sai cosa ha scoperto? Ha scoperto che le persone che sono giunte a un cambiamento positivo l'hanno fatto passando per 5 stadi. Pre-contemplazione, contemplazione, preparazione, azione e mantenimento. Quindi quando una persona arriva nel tuo studio puoi domandare: in che stadio si trova? Partiamo dalla pre-contemplazione. È la fase in cui non c'è un'intenzione a cambiare il proprio comportamento. In questa fase la persona non è consapevole di avere un problema o ne è molto poco consapevole. A volte si parla di negazione, ma non è corretto. Non avere la motivazione a cambiare non significa necessariamente che si stia negando l'esistenza o la portata del problema. Se una persona si presenta nel tuo studio e valuti che è in questa fase, ti può essere utile aiutarla a raccogliere informazioni che le permettano di avere una maggiore consapevolezza. C'è poi la contemplazione. È la fase in cui la persona ritiene di avere un problema e sta pensando di superarlo, ma non ha ancora fatto nulla. L'idea può essere quella di una persona ambivalente. Voglio cambiare il mio rapporto di coppia, ma non sono ancora pronto a mettermi in discussione, ad esempio. Anche qui può essere utile aiutare la persona ad aumentare la sua consapevolezza, però puoi farlo in un modo un po' più attivo. Puoi, per esempio, parlare un po' più direttamente del problema con la persona e chiedere a lei di elencare i pro, i contro, i vantaggi o gli svantaggi di una terapia. E poi passiamo alla fase della preparazione, o tradotta anche come determinazione. È proprio la fase in cui si raccolgono le informazioni e si inizia ad elaborare un piano di azione. È considerata una delle più importanti. Nel suo libro Changing for Good, Prochaska stima che circa il 50% delle persone che vogliono cambiare ma hanno saltato la fase di preparazione avrà una ricaduta entro 3 settimane. In terapia ti può essere molto utile, se una persona è in questa fase, oltre a fare un'analisi dell'obiettivo, valutare come intende raggiungerlo. C'è poi la fase dell'azione. E qui è proprio la fase in cui la persona è attiva nel modificare il proprio comportamento o l'ambiente circostante per raggiungere il suo obiettivo. Comporta cambiamenti comportamentali e richiede tempo ed energie. Generalmente questa fase occupa la maggior parte dei pensieri del terapeuta, però è importante curarne gli aspetti dell'organizzazione del piano d'azione, dei significati, del come, dei modi in cui agire e di avere un'idea di dove si vuole arrivare. E infine c'è il mantenimento. È la fase in cui la persona che vuole cambiare, che magari è già cambiata, lavora per mantenere i risultati ottenuti ed evitare le ricadute. In terapia breve viene proprio chiamata spesso fase di consolidamento. È fondamentale perché secondo alcuni studi non dovrebbe essere inferiore ai 6 mesi ed è importante che il terapeuta possa essere una figura di riferimento che permetta alla persona di capire cosa fare se ci fossero eventuali ricadute. E si parla poi, benché non siano le fasi ufficiali, di ricaduta quando appunto la persona ritorna in una delle fasi precedenti, il problema si ripresenta, ritorna in una delle fasi precedenti, o di uscita quando la persona è completamente fuori da questo circuito, non ha più il problema e anche il mantenimento ormai è consolidato. È un concetto molto utile e interessante, quindi ti invito caldamente a studiare in quale fase si trovano i tuoi pazienti per capire come agire di conseguenza. E se non l'hai ancora fatto, mi chiedo tu a che stadio sei.